Spesso si sente dire che la matematica sia una disciplina pragmatica, fredda, concreta, con questo suo distaccato e unico interesse a quantificare le cose. Per arrivare a questo scopo si serve di simboli, di operatori, di numeri. Ma cosa sono questi numeri? Cosa vuol dire 5, 12 oppure 37? Assumiamo questi concetti come postulati, come assiomi, ma se fossero invece un gioco della nostra psiche? Qualcosa che ci difende dall'esterno, qualcosa che tende ad approssimare ciò che non può essere approssimato, a rendere finito ciò che in realtà è infinito. Freud li chiamava meccanismi di difesa. Considerate per esempio il mio nome, MT. Sono solo due lettere, un acronimo direste voi. Due lettere, due unità, numero due. Vedete, il mio nome è l'esempio perfetto di quanto vi dicevo prima, perché MT sta per Marion Tinsley, la leggenda, il mito, il giocatore di dama inglese che riuscì a battere il computer nel 1992. Due lettere, solo due fottute lettere per rappresentare l'infinito, l'immortalità. Sì, l'immortalità. Poco importa se lui ci ha lasciati nel 3 aprile del 1995, visto che la sua memoria è ancora viva nel cuore di ognuno di noi. Forte e profonda, così come la sua capacità di strutturare le sue analisi di gioco. Jonathan Schaeffer, il capo informatico del programma Kinook con cui aveva giocato Marion, scoprì che Tinsley aveva scelto l'unica strategia che avrebbe potuto sconfiggere Kinook riuscendo a vedere la vittoria 64 mosse nel futuro. Questa è la storia di un giocatore di dama, questa è la storia di una leggenda, questa è la storia di Marion Tinsley, l'uomo che vinse contro il computer. Ciò che rende straordinaria la leggenda di Marion Tinsley è che non si tratta di un guerriero greco che accecò un ciclope o di un troiano morto per mano di un semidio durante la guerra di Troia. Quella di Marion Tinsley è una vera storia, la storia di un uomo nato il 3 febbraio del 1927 a Ironton, una cittadina dell'Ohio. Marion era il figlio di un insegnante e di uno sceriffo, non si sentiva amato dai genitori, diceva. Tanto è vero che per guadagnarsi il loro affetto da bambino partecipava a gare di matematica e ortografia. Saltò 4 delle sue prime 8 classi diplomandosi alla Columbus High School a solo 15 anni. Dopodiché si laureò in matematica e prese un dottorato presso la Ohio State University in analisi combinatoria. Cominciò a lavorare come professore di matematica alla Florida A&M University, ma la sua passione era il gioco della dama. Non era un semplice hobby o la passione della domenica mattina, ma era un fuoco che si era innescato dentro di lui dopo la lettura del libro Win at Checkers di Miller Hopper. Fuoco che lo portò a gareggiare nel 1946 al Newark National Tourney, riuscendo ad arrivare all'età di soli 19 anni al secondo posto. Battuto niente di meno da un'altra leggenda della dama inglese, William F. Ryan. Ma questa sconfitta fu solo il dolore prima della gioia, il buio prima dell'alba. Sì, l'alba. Ma in questo caso senza un tramonto, visto che da quel momento Marion diventò inarrestabile. Cominciò a vincere 4 Ohio State Open, dal 46 al 49, 6 Cedar Point Tourney, dal 46 al 52, 2 Canadian Open, dal 49 al 50. Vinse il titolo di campione del mondo nella specialità a 2 mosse contro New Banks e nella specialità a 3 mosse nel 54 contro Hellman. Lo rivinse nel 55 e nel 58 direttamente contro Sir Derek Oldbury, considerato da tanti il secondo più grande giocatore di dama inglese della storia. Vinceva e continuava a vincere, tanto è vero che riuscì pure ad annoiarsi. Infatti si ritirò dalle competizioni nel 1962 per dedicarsi agli studi sulla matematica. Ma la dama, la sua passione, non finiva di tormentarlo. Come nella storia di ognuno di noi, ti allontani quanto vuoi da te stesso, ma è proprio te stesso a ritrovarti un giorno. E per Marion quel giorno avvenne nel 1970, giorno che lo vide vittorioso nel Stati Uniti National Championship. A quel punto Marion aveva capito chi era, lui era Marion Tinsley, il campione di dama inglese, l'uomo che avrebbe dedicato il resto della sua vita a questo gioco. Riuscì a vincere il campionato mondiale nel 79, nell'81, nell'87 e nell'89 battendo i principali campioni dell'epoca tra cui Albert Lohrer, Asa Long, Don Lafferty. Ma fu nell'agosto del 1992 che Tinsley mise la firma nel libro delle leggende, ovvero a compiere quel gesto che gli dava il posto di diritto tra gli immortali. Infatti all'età di 65 anni durante un incontro con Kinook, un potente programma ideato dal professor Jonathan Schaeffer,
Marion Tinsley riuscì incredibilmente a vincere. Un umano contro un computer, un cervello contro un database di centinaia di migliaia di combinazioni. Fu ribattezzata la partita del secolo. Derek Olbery disse di lui: Marion Tinsley è considerato il Leonardo da Vinci della dama, il Michelangelo dell'arte, il Beethoven della musica. Nell'agosto del 1994 gli fu diagnosticato il cancro al pancreas. Marion ci lasciò il 3 aprile del 1995. Però fu solo la sua presenza fisica a lasciarci, visto che la sua passione, la sua determinazione, la sua abilità straordinaria non ci lasciarono mai, così come la sua leggenda. La leggenda di Marion Tinsley, la leggenda dell'uomo che vinse contro il computer.